Il fatto di Marcotti solo sulle fonti TV, questo approfondimento settimanale che vuole fare un po' una panoramica sugli scenari economici e politici che stiamo vivendo, ovviamente ogni settimana per tracciare sempre un filo conduttore, decisamente rispetto forse alla scorsa settimana a livello più economico, e lo abbiamo già ripetuto più volte, c'è il tema della paura rispetto alla variante sudafricana del Covid che ha sballato i mercati. E quindi un riferimento lo faremo a questo, ma in particolar modo oggi, quindi mercati fase finale dell'anno, cosa potrebbe succedere? Peraltro non a caso in una delle scorse puntate abbiamo parlato del rally di Natale e di quello che succede statisticamente parlando alle borse nella fase finale dell'anno, quindi ripartiremo un po' da qui. Però poi apriremo un paio di piccoli focus che sono in realtà molto importanti. Il primo che riguarda la riforma fiscale, perché è stato raggiunto l'accordo politico proprio sulla revisione del sistema di tassazione dell'IRPEF. E meno tasse per tutti, così si dice, ma sarà veramente così? Cercheremo di capire in che direzione si sta andando e poi parleremo del trattato che è stato firmato tra l'Italia e la Francia, un trattato che secondo qualcuno finirà, anzi probabilmente finirà nei libri di scuola, un trattato storico in un momento cruciale per l'Europa, per la diplomazia europea. Sapete bene perché? Perché, o meglio, lo ricordiamo, insomma, un momento in cui ci sarà un passaggio di consegne in Germania e in cui la cancelliera tedesca Angela Merkel non sarà più la cancelliera tedesca Angela Merkel con tutto quello che potrebbe conseguire da questo cambio. E allora poi capiremo anche di cosa si tratta quando parliamo di questa firma che è stata siglata tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente francese Emmanuel Macron. Dunque, Giancarlo Marcotti, ci sei? Eccomi qua. Buona Abbiamo giornata a te e a tutti gli ascoltatori, buona ovviamente. giornata. Oggi abbiamo un bel po' di cosette da discutere, quindi ti do subito la parola sul primo tema, che è quello più generico, che ci collega alle riflessioni che abbiamo fatto la settimana scorsa, no? Sul rally di Natale, l'ultima parte dell'anno. Insomma, è invariata la tua posizione rispetto a quello che sta succedendo sui mercati o è cambiata dopo la giornata di venerdì, quando abbiamo visto il crollo dovuto alla paura per la variante sudafricana del Covid? Eh beh, quello che è accaduto venerdì non è cosa da poco, eh. Cioè un meno 4,8% in media nei listini europei, poi Wall Street ha fatto un meno 2,5%, ma che comunque non è che sia troppo rassicurante. Quindi obiettivamente la paura che questa Omicron possa innescare nuovi lockdown. Forse è stata una paura esagerata perché adesso cominciano ad arrivare notizie un po' più rassicuranti. Sembrerebbe appunto che non sia poi così pericolosa questa Omicron, staremo a vedere. Però insomma, i mercati hanno reagito in una certa maniera, ecco, quindi molto pesante, ecco, Certo, perché. ma questo sarà un qualcosa di, passami il termine Giancarlo, un po' più strutturale rispetto a questa ultima parte dell'anno, oppure è presto per dirlo, opzione 1 o opzione 2, arriviamo da un anno comunque forte per i mercati e peraltro questa impostazione positiva dei mercati va ad aggiungersi a una parte dell'anno, cioè quella finale, e anche una parte iniziale dell'anno del nuovo anno, che è l'effetto gennaio, in cui statisticamente i mercati riportano delle buone operazioni. Allora, Manuela, questo è il grande dubbio ovviamente che hanno tutti, perché giustamente tu fai delle domande, ma ci sono delle domande alle quali rispondere è praticamente impossibile. Nel senso che, insomma, Mogol diceva lo scopriremo solo vivendo, Ma ecco, come tutto, perché. certamente, certamente. Però obiettivamente la questione è proprio questa, cioè. Ogni volta che c'è stato uno storno, ogni volta, insomma, perlomeno negli ultimi tempi, negli ultimi anni, ogni volta che c'è stato uno storno è sempre stato un buon motivo per investire. Quindi, se anche questo storno qua sarà una ottima opportunità di investimento, ripeto, lo potremo vedere. Di sicuro c'è che non
Non è semplice continuare a vedere i listini aumentare anche in presenza di situazioni che, insomma, dovrebbero essere preoccupanti per i mercati. Quindi, sì, fai bene a fare questa domanda, ma temo che nessuno abbia la risposta, nel senso che se come auspicabile, questa Omicron si rivelerà poi dopo tutto un qualche cosa di poco impattante nei confronti appunto della salute, beh, allora avremo di nuovo, recupereremo tutto e anzi continueremo a salire. Se invece questa Omicron ci costringerà a nuove misure restrittive, è chiaro che insomma, i mercati potrebbero anche scendere. Chiariamo, ci sono già numerose case di investimento che hanno in programma appunto il consolidamento dei guadagni finora ottenuti. Vuol dire che, insomma, il timore che i mercati possano scendere anziché salire con il consueto rally di Natale, questo timore c'è, non Sì, è inutile negarlo. si è messo in conto soprattutto dopo quello che è successo. No, chiaramente hai fatto bene a dire la sfera di cristallo non ce l'abbiamo, quindi chiaramente non è una risposta che riusciamo a dare. Insomma, poi mettendo insieme un po' tutti gli elementi magari si può intuire quello che potrebbe succedere, però chiaramente gli stessi, no, insomma, che stanno prendendo carico di quello che è successo venerdì e soprattutto di questa variante ci stanno dicendo che è presto, bisogna fare una serie di valutazioni ad ampio raggio, quindi insomma è ancora prestino. E senti, invece, secondo titolo di questa puntata, meno tasse per tutte, per tutti, non ho scritto così in realtà, perché è un po' lo slogan che ci sentiamo ripetere soprattutto durante le campagne elettorali, no? E poi comunque magari, no, tutti vorremmo avere meno tasse, però è stato raggiunto l'accordo politico sulla revisione del sistema di tassazione dell'IRPEF. Praticamente l'obiettivo è quello di ridurre la pressione fiscale, questo è chiaro. E cosa si è deciso? Nel 2022 si dovrebbe passare dalle attuali 5 aliquote del 23, 27, 38, 41 e 43% a 4 aliquote 23, 25, 35, 43%. E dovrebbe esserci un appiattimento della curva per i ceti medio-bassi, così che si potrebbe avere un po' di respiro, insomma, diciamo così, per professionisti e imprese individuali. Io ho voluto essere un po' provocatoria, adesso poi lascio la parola a te, parti da dove credi sia necessario, insomma, Giancarlo. Ecco chi pagherà meno tasse, è quello che vorremmo sapere tutto. È possibile saperlo? E davvero si pagheranno meno tasse, visto che lo slogan, più consueto è appunto meno tasse per tutti? Allora, non è possibile al momento saperlo perché abbiamo bisogno di altre informazioni che non riguardano le aliquote, ma riguardano appunto quote esenti, riguardano soprattutto una cosa importantissima, che adesso della quale ovviamente dobbiamo parlare. Perché assieme a questa riduzione, questa sì, per alcuni scaglioni delle aliquote fiscali, c'è invece un aumento per quanto riguarda un altro scaglione, ma adesso lo vediamo in particolare. Comunque, prevalgono, diciamo, le riduzioni delle aliquote, però ci hanno detto anche che verrà abolito il famoso bonus Renzi, chiamiamolo così, anche se è una dicitura del tutto impropria, perché non è che dal conto corrente di Renzi arrivano i soldi agli italiani, ma così, insomma, capiamo di ciò di cui stiamo parlando. L'eroe assoluto, se no sarebbe, no? Un politico che dà i suoi soldi del conto corrente agli italiani. Vabbè, insomma. No, chiamiamolo bonus Renzi, così capiamo a cosa ci stiamo riferendo. Che il bonus Renzi, per la verità, era nato come 80 euro, poi con Conte era stato portato a 100 euro. Comunque, appunto, sono
Qua la prima cosa da dire assolutamente, sui vari siti, eccetera, così vengono pubblicizzate i guadagni che avrebbero da questa riduzione di aliquote alcuni, buona parte, diciamo, dei lavoratori italiani. Il fatto qual è? È che quei guadagni che vengono esplicitati sono guadagni annuali, quindi quando si parla si ha un vantaggio di 500 euro, 700 euro, al massimo di 920 euro, è un guadagno annuale, ok? 900, il massimo 920 euro all'anno. Mentre quando si parla del bonus Renzi, appunto, si parla di 100 euro, ma non sono 100 euro, sono 100 euro al mese, quindi 1200 euro l'anno. Quindi la cosa succederà del bonus Renzi è fondamentale, perché se io alla fine di tutto guadagno 100 euro dalla diminuzione delle aliquote, ma mi viene tolto, anche se non tutto, parzialmente il bonus Renzi, che ripeto vale sull'anno 1200 euro, è chiaro che magari poi alla fine mi trovo a dover prendere addirittura di meno di quanto invece incassavo prima. Quindi il Allora, concetto, scusami, io lo dico in modo un po' semplicistico, ma credo che sia questo, il concetto è che da una parte leviamo, dall'altra mettiamo e viceversa, quindi comunque bisogna fare una valutazione complessiva, no? Spesso accade così, cioè magari se ci illudiamo che appunto che ci stiano aiutando in qualche modo, ma poi ce ne levano altre, altrettante cose che invece ci stavano aiutando, è un po' questo il tema. chiariamo, perché non voglio assolutamente Sì, che l'ho nessuno. detto io, vai, vai, chiarisci No, 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 assolutamente no, tu. no, no, ma intendo dire, allora, i vantaggi sono già stati esplicitati. Ci hanno detto, come hai ricordato tu, che sul primo scaglione non c'è nessun, fino a 15.000 euro non c'è nessuna variazione, quindi come prima. Sul secondo scaglione c'è un guadagno del 2%, passa dal 27 al 25. Sul terzo scaglione c'è un guadagno del 3%, passa dal 38 al 35. Il quarto scaglione viene abolito, poi c'è anche una leggera differenza, qua hanno voluto complicare, non so perché. Veramente, hanno voluto complicare facendo anche una piccola variazione sugli scaglioni. Prima c'era uno scaglione 55-75, che appunto veniva abolito e veniva unificato al 43% di tutti coloro che avevano redditi superiori ai 75.000 euro. Il fatto è che adesso quello scaglione lì l'hanno portato a 50.000 euro, non a 55.000 euro, quindi c'è anche questa piccola, insomma, comunque, insomma, variazione che deve essere fatta. Quindi su queste aliquote diciamo che il guadagno è assicurato, nel senso si pagano meno tasse, ripeto, tranne per coloro che guadagnavano meno di 15.000 euro, i quali pagano esattamente come prima, non hanno nessun vantaggio. Ma sopra i 15.000 euro, magari 1 euro al mese, voglio dire, ma c'è un guadagno. Ma questo è quello certo. Quello del quale invece noi non sappiamo ancora, non sappiamo ancora alcune detrazioni e il riassorbimento soprattutto del bonus Renzi come sarà. Certo, se sarà un riassorbimento totale, cioè se non toccheranno quei 100 euro al mese che veniva erogato con il bonus Renzi, ok, va bene, però questo non lo sappiamo ancora, cioè i benefici li conosciamo, l'altro aspetto non lo conosciamo ancora, speriamo, ci auguriamo tutti che non ci sia la brutta sorpresa, ecco, questo è il Infatti, fatto. perché la Però cosa. al momento non possiamo dire che ci sia una brutta sorpresa, ecco. No, 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 Però però la tassazione netta ai fini IRPEF, come dicevi tu, è condizionata anche dal sistema delle detrazioni e su queste appunto non abbiamo, esatto, non abbiamo ancora a conti fatti certezze, insomma, quindi dobbiamo aspettare. Quindi è impossibile sapere se effettivamente le tasse diminuiranno, Giancarlo. allora, quello che sappiamo sulla variazione delle aliquote, sì, è possibile. E qua fammi dire una cosa, perché oggi nel mio video tratterò, anzi se non soprattutto, di questo argomento.
Perché veramente non riesco a capire i nostri media. Allora, fare questi calcoli di quanto si guadagna, perdonatemi, ma è una cosa che sa fare un bambino di quinta elementare. Cioè, voglio dire, cioè, bisogna il 2%, saper calcolare il 2%, saper calcolare il 3%. Cioè, non è. Ed invece ci sono degli articoli, io leggo sui giornali in cui dicono i tecnici del ministero stanno studiando ancora. Cosa c'è da studiare? Cioè, faccio un esempio banale. Chi guadagna 28.000 euro all'anno, lordi ovviamente, chi Sì. guadagna 28.000 euro? Prima, sui primi 15.000 euro pagava il 23%. Sugli ulteriori 13.000 euro, cioè da 15 a 28, pagava il 27%. Ok. Oggi che cosa è cambiato? Sui primi 15 non è cambiato nulla. Sugli ulteriori 13 si è passato da 27 a 25, quindi un guadagno del 2%. Il 2% su 13.000 euro sono 260 euro. Certo. Quindi è semplicissimo calcolarli, cioè. Una persona che adesso ho fatto questo esempio qua, così, ma una persona che guadagna 28.000 euro avrà un beneficio di 260 euro l'anno. Dividiamo per 12, se vogliamo dividere Sì, per per farlo 12, mensile, certo. per farlo mensile o per 13, se lo vogliamo mettere dentro anche la tredicesima, non lo so, per vedere di quanto ci aumenta la busta paga, è chiaro che 260 euro l'anno, se dividiamo per 12, non è che venga tanto, Sì, insomma, non è che ci viene. possiamo andare a fare il giro del mondo improvvisamente o chissà che, però diciamo che è sempre meglio avere uno spicciolo in più che uno spicciolo in meno, visto che di solito ci troviamo sempre le Esattamente, tasche bucate. Ok. ci mancherebbe altro. Questi sono, e così anche sugli scaglioni successivi. Ripeto, hanno fatto questa piccola differenza che prima c'era lo scaglione che partiva dai 55.000 euro, adesso parte da 50.000 euro, diciamo sotto i 50.000 euro, cioè sopra i 50.000 euro si paga tutto al 43%, quindi la parte appunto eccedente i 50.000 euro è unificata al 43%. Questo significa che diciamo che i percettori, diciamo senz'altro quelli che guadagnano più di 75.000 euro l'anno, hanno anche loro ovviamente un vantaggio, ma abbastanza limitato, nel senso che appunto salterà fuori all'incirca 20 euro al mese, 22 euro al mese se non ho. Sì, insomma, più o meno siamo lì. Quindi, Ok. per i grandi redditi non è che sia un grande vantaggio. Naturalmente, altra cosa banale, se le aliquote sono state ridotte fino a 50.000 euro e poi sono state alzate oltre i 50.000 euro, è chiaro che chi ha il maggior beneficio è chi guadagnerà 50.000 euro, perché ha solo i benefici diciamo, gli aspetti negativi. Quindi anche qua, quando leggo sui giornali, coloro che avranno i maggiori benefici saranno quelli tra i 30 e i 60 mila euro. Ma no, cioè perché dai 30 ai 60 mila euro? È facile, cioè se fino a 50 mila euro si hanno solo benefici, è chiaro che è colui che prende 50 mila euro, che guadagna 50 mila euro, che avrà i maggiori benefici. Anche quello da 30, ma se voglio andare a cercare chi ha i maggiori benefici, è proprio quello che Certo, guadagna 50.000 euro. eh sì, eh sì. Quindi sono anche calcoli facili da fare. Ripeto, poi il problema, come hai detto tu, è che non abbiamo ancora l'altra parte di questa riforma, non la conosciamo ancora, e da italiani ragioniamo un po'. Sì, Capisci? sì, 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 sì. Abbiamo sempre paura che in fondo ci sia la fregatura, Lo so, lo quindi. so, anche perché insomma poi è bello sentire abbassiamo le tasse, certo l'obiettivo è quello di abbassare la pressione fiscale, però in realtà dobbiamo rendere tutto il sistema più equo, no? E questo, cioè rendere il sistema più equo è il risultato di tutte quelle, di quelle sistemazioni di cui stavamo parlando poco fa che ancora non conosciamo.
Va bene, no, speriamo non ci siano fregature. Dai, non facciamo gli italiani, siamo confident in questo caso. Giancarlo, a proposito di firme, di accordi, perché se no non faccio in tempo a chiedertelo, ma lo voglio invece. Voglio chiederti rispetto al trattato che è stato firmato dall'Italia e la Francia, perché si inserisce in un contesto europeo che rischia di cambiare, che cambierà inevitabilmente, parliamo di diplomazia europea, con l'uscita di scena della cancelliera tedesca Angela Merkel. Allora è stato firmato questo patto storico, così è stato definito, tra l'Italia e la Francia, tra Draghi e Macron. Raccontaci un po' cosa succede e come lo vedi come patto, cosa potrebbe portare, parliamo di casa nostra, di buono all'Italia. Allora, parto con una bomba, nel senso che Vai. scherzo, è una battuta. Allora, no, la bomba sarebbe questa, che come tutti sanno io sono una, definiamo così semplicisticamente, un antieuropeista, però non sono contrario a questo accordo. Adesso mi spiego, È una spiego il bomba sì, motivo. caro Ovviamente Giancarlo. l'accordo È una va. bomba sì, caro Giancarlo, questo. Vai, No, anch'io ho fatto una battuta. adesso la attenuo un po', nel senso che ovviamente questo accordo vorrei leggerlo e studiarmelo con calma, no? Però perché dico e sono favorevole a questo accordo? Perché quando io dico di essere anti-europeista, nella realtà sono anti-Unione Europea, non anti-europeista. L'Europa, io sono felicissimo di essere nato in un continente come l'Europa. Non avrei voluto nascere in nessun altro continente che non fosse l'Europa. Però questa Unione Europea, secondo me, è costruita malissimo e non funziona. Quindi, allora, essere europei vuol anche dire fare degli accordi fra di noi. Cioè, io continuo a fare questo esempio, ma perché è lì, è evidente a tutti. Cioè, la Svizzera è circondata da paesi dell'Unione Europea, cioè uno svizzero che va fuori dai suoi confini finisce per forza all'interno dell'Unione Europea, o finisce in Austria, o in Italia, o in Francia, o in Germania, ma all'interno dell'Unione Europea. Eppure stanno benissimo gli svizzeri, voglio dire, e hanno siglato accordi con l'Unione Europea e con i vari stati. Quindi, secondo me, firmare accordi con i vari stati, tipo come era iniziato il tutto, ricordo, diciamo, a tutti che l'inizio è stato con la CECA, cioè la Comunità Economica Carbone e Acciaio, che allora erano, diciamo, l'energia era il carbone e l'industria pesante l'acciaio, no? Ma fare accordi di quel genere vanno benissimo. Facciamo accordi, e ripeto, l'accordo che è stato fatto per quanto riguarda l'Agenzia Spaziale, che chiaramente sono temi che vanno discussi a livello sovranazionale, mi stanno bene. Ripeto, è l'Unione Europea che non mi sta bene, cioè unire gli stati, quando invece gli stati hanno delle caratteristiche che oramai si sono sedimentate in migliaia di anni, cioè noi abbiamo una lingua, abbiamo una tradizione, abbiamo una C'è cosa. una bomba, Giancarlo, perché qui volevo arrivare pure io. Quando si legge, insomma, potete trovarlo tutti quanti, la motivazione che sta alla base di questo patto che è stato siglato, si leggono cose tipo: nasce dalla consapevolezza della profondità dei nostri legami, rafforziamo la cooperazione tra i nostri due stati, per carità, tutte cose bellissime, i nostri obiettivi sono quelli dell'Unione Europea e si elencano una serie di obiettivi, lotta al cambiamento climatico, transizione ecologica, eccetera, eccetera, sono gli stessi obiettivi dell'Unione Europea. Quello che questo trattato permette a noi di fare è di dotare l'Unione Europea di strumenti che la rendano più forte. Provocazione, ma no, che ci diciamo sempre appunto, che poi è quello che stavi dicendo un po' tu, che in realtà ciascun paese dell'Unione va per i cavoli suoi, proprio per X motivi. Perciò mi chiedo, ma ripeto, sia in modo provocatorio, ma per arrivare alla parte costruttiva,
Un trattato così può servire davvero ad andare a risolvere tutti i gap che abbiamo, cioè che ormai abbiamo sulle spalle, che non siamo mai riusciti a colmare, almeno fino a questo momento, Giancarlo? Per me no, ma è questo il fatto, appunto. Il problema è che facciamo l'esempio, perché l'aspetto diciamo più rilevante di quel trattato riguarda le telecomunicazioni, no? Sì. Allora, che l'Europa resti al di fuori del settore spaziale o delle telecomunicazioni è un assurdo, cioè non può il continente, tra l'altro, più ricco al mondo, non dimentichiamolo, cioè il continente più ricco al mondo non può stare fuori. Quindi un conto è questo: dobbiamo mandare 600, adesso ho letto questo numero, quindi lo riporto, non so se 600 satelliti nello spazio, non lo può, una cosa del genere non può essere finanziata solo da uno Stato, ma da un gruppo di stati. E per questo, sai, Manuela, che si parla di questo trattato poi di estenderlo anche alla Germania, Sì, e secondo me certo. è una cosa corretta. Ecco, allora, dobbiamo mandare 600 satelliti per le telecomunicazioni. Adesso non è, so che non saranno solo per le telecomunicazioni, ci sono problemi di difesa, eccetera. Non vorrei essere troppo semplicistico. Lo so che dietro ci sono anche questioni di carattere bellico, quindi non voglio raccontare tutto con rose e fiori, quando poi, come sappiamo, ogni rosa ha le sue spine, no? Quindi, però, ecco. Il concetto che si possano fare degli accordi anche economici tra stati differenti è un concetto che mi vede positivo. Quello che non mi vede positivo è l'Unione Europea, cioè io sono rimasto alla CE, tanto per No, intenderci, no, ma non chiaro, sono chiaro. passato alla UE. Ma è per quello che ti ho letto quelle frasi, no? Perché lì si fa riferimento invece all'Unione Europea, quella a cui ci stiamo rapportando noi da tempo, no? Non tanto come il concetto di appunto come doveva essere il progetto originario, appunto dell'unione dei vari paesi che fanno capo poi all'Unione Europea, il concetto di Unione Europea che insomma delude una volta sì e anzi 10 volte sì e una no, ma è un dato di fatto, no? Quante volte discutiamo su quello che bisogna fare in Europa. Quindi non è l'Europa in sé che non si vuole, ma l'impostazione che è stata data. Va bene, speriamo, ne parleremo, magari questo potrà servire a, come dicevamo prima, a riempire un po' di spazi che non siamo ancora riusciti a riempire. A quanto ho capito, quindi tratterai nei tuoi video, giusto, di riforma fiscale anche di Trattato Italia-Francia, corretto Sì, Giancarlo? forse farò, anzi, farò due video diversi probabilmente per appunto non fare due argomenti che Certo. effettivamente sono differenti. Uno è proprio espressamente italiano, l'altro è più europeo. Però sì, ripeto, Sì. io sono per la CE, cioè la Comunità Economica Europea, non sono per l'Unione Europea, cioè non vedo che l'Unione degli Stati porterebbe a un grande vantaggio. Okay. Tu sei per la Mentre cooperazione, non per l'unione, mettiamola così, no? Che è un po' più corretto. cooperare Ok. soprattutto in ambiti in alcuni ambiti per cui sono chiaramente sovranazionali, allora chiaramente. Chiarissimo. Allora, caro Giancarlo, noi durante la trasmissione il nostro obiettivo è proprio anche quello di dare input che poi rimandano ai tuoi approfondimenti appunto mirati con Finanza in Chiaro, ti seguiamo anche su Trend Online e naturalmente lunedì sulle fonti TV. Quindi ti ringrazio per la collaborazione e ci sentiamo la settimana prossima. Grazie Grazie a te, Emanuela, e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. a Giancarlo Marcotti che vi aspetta appunto su Finanza in Chiaro.